Eccoci. Allora, io volevo Attilio perché Attilio era proprio il mio migliore amico, il primo abitante dell'isola. Però già l'abbiamo avuto, abbiamo avuto anche la foto, quindi magari aspetteremo un po'. Vediamo uno sportivo. Io volevo quella scimmia, come si chiamava? Il gorilla. Quello. No, non mi ricordo adesso il nome, Golia forse. Golia, mi sembra, sì. Allora, vediamo il primo abitante stavolta seriamente. È lui! No, è Glacido. Però non so, non è sportivo, no? Sei Mi sa sportivo. di sì! Ma. Mi chiamo Glacido e oggi sono su quest'isola in visita Vabbè, è finita la blu. caccia! Vabbè, diciamo che io questo Glacido sai perché lo vorrei? Perché mo viene Natale, quindi un pinguino con la neve ci sta molto. Poi è abbastanza affascinante. Iada, dici! Vieni da Lucky Land, mitico! Quest'isola mi piace tantissimo, magari facciamoci uno spuntino insieme finché siamo entrambi qui. Ma no, ma è pigro allora. Ah no, forse controlla se è pigro o è No, il sportivo. fatto degli spuntini Il lo fatto degli diceva spuntini sì, Claude. lo dicono i pigri. Uno sportivo che si vuole fare lo spuntino non mi sembra molto molto sportivo, eh. Cioè, Vabbè, sportivo di stile. sicuramente è pigro. Allora, Gracido, detto anche Puck in inglese, è un abitante delle sembianze di un pinguino, di genere maschile. Ok, allora ciao Glacido, è Non stato lo un prendi? bell'incontro. No. Oh, non lo prendi? Lo devo prendere, ma noi cerchiamo uno sportivo. No, non uno sportivo Vabbè, camuffato. allora vai, Non un vai. pigro Sì, in camuffato da effetti. Infatti sportivo. c'hai ragione. Oh mio Dio, chi sei? Achille, come si chiama questo? Ma no, è donna, Kinga. Kinga! È Ehi! donna! Ehi tu, aspetta, forse io e te non ci conosciamo. Io sono Kinga. Whata! Sono l'unica che si immaginava questo viaggio come qualcosa di più È avventuroso? femmina sta cosa. No. Sì, evidentemente. Volevo una scimmia, ma non una scimmia di questo tipo, eh. Volevo un altro tipo di scimmia, ma Ciao, no. Kinga. No, via, via. Non è stato un piacere incontrarti. Ah, come si chiama? Questa è Fuchsia. Ma Non nominare uno in base al colore della pelle. così si chiama? Che c'è qui? Non credo di averti mai visto prima. Io sono fucsia. E tu chi saresti, Cervillà? Ah, di dove sei? Di Lachlan, niente male quel posto. Ne sai? Anche tu sei qui per rilassarti, questo è più che decente. Ci si può rilassare nel bel mezzo del nulla. Grattina, Grattina. non è tigre, Non grattina. pensavo di incontrare qualcuno su quest'isola. Piacere di conoscerti, sono Grattina. Vieni da Lackland? Ho sentito una di che vive lì, una certa Ada, la conosci? Ah, qua tutti quanti ci picchieranno. No, vabbè. Misuzu. Misuzu. Misu. No, aspetta. Misuzu, come si può? Misuzu, eh. Misuzu. No, no, Halloween è già passato e non ci teniamo, magari per Ma carnevale. perché? Scusa, mica fa paura sta cosa. Vabbè, Vabbè, tiene quegli occhi un po' ma inquietanti. quali sono gli occhi stellati? Quelli che si fa pure celeste quando vede le stelle. Ma chi No. è? Ora questo è l'uomo perfetto per Bonbon, eh? Vladimir. Vladimir. Non mi aspettavo di incontrare un'anima viva qui sull'isola, non so neanche bene dove ci troviamo. Ma questo non mi piace. Beh, io sono Vladimir e tu sei Ada da Poi mi sa che è Lackland, dici? burbero sempre, Sì. come atti. Non mi piace. Forse l'avevamo già trovata anche in Sì, quell'altra caccia ricordo. all'abitante. Ah, tiene gli abiti di quella bice. Credo di conoscerti. Io sono Porzia, tu chi saresti? Chi è? Ah, quella cocca. Ah, no, assolutamente no. Ciao. Non mi piace. Anche se stasera mangiamo pollo, eh. Ci tengo a precisare. No, no, cocca, ciao. Pollo al forno facciamo. Yeah. È quell'ippopotamo tipo di peluche. L'ho visto l'altro giorno, non so Ah, dove, forse in un sì. gruppo. Ippolita. Ippolita. Credo di conoscerti come Butta, Un'altra siamo donna Ippolita. e un'altra donna Inutile. cessa. Ah, la capra. Ah, questa è la carina. Questa mi pare che si chiama Nan. Ok, però non vedo. Non riesco a vedere la bellezza, mi sfugge. No, A dai. parte ti arrivo dei coni alci da posto delle corna, capovolti. Vabbè, questa è dolce, quindi non ci No, serve. poi già abbiamo una capra, Sì, scusa. abbiamo già Pashmina come E capra. basta e avanza, eh.
capre. Ma questa è la capra giusta per Halloween, però, perché quella mi fa paura. Beh, però era quelle capre nere, tipo le cose del diavolo. Ma quelle so che non so capre bianche. Vabbè, è uguale. Nere. Vabbè. Ah, proprio la cascimina è capra rossa, quindi proprio indemoniata, capito? Ricoperta di sangue, però. Qua chi c'è? La mucca. Oh. Ah, è la mucca pure, ti sei scordato, Alain. Le mucche pure non scherzano. Tipper. Ma è maschio, è un mucco allora. Un toro. Un bufalo. No, no, ma... un toro. No, vabbè, no, ma è mucca a tutti gli effetti. Come un naufrago, allora sì, è maschio. No, dai. Non è maschio, impossibile. Guarda sotto. Non posso guardare. Ma proprio Tipper nome maschile o Tipper no, Animal Crossing? No, Tipper Animal Crossing. Ah, ok. Aspetta, Tipper in inglese è Tipper, un abitante della semenza di una mucca di genere femminile. Ah, ok. Presente ufficialmente il suo compleanno del 25 agosto, Tipper è di carattere altezzosa e la passione per la moda. Ah, questa era simpatica. Questo siamo con la mezzo robot. Rocky, vedi che carattere ha? È burbero. Ah. E questo sì, di questo si doveva prendere. Però... questo chi è? Elvis. Sono venuto fin qui per sfizio. Qua ci sarà uno fantastico. Oh, chi è? Oh, questo è affascinante, oh. Ehi, parlaci. Ubaldo. Ubaldo. Sportivo. Dai, è sportivo. Sì, si sente dalla voce, la stessa voce di Attilio. Prendiamolo. Però il nome non mi piace tanto. Pure a me, però è carino lui. Vedi, è sportivo, controlla la precisione. Sì, allenarsi all'aperto è il massimo, scusa, che può essere? Poi la voce qua di Attilio. Ok, è finita la caccia. E che è proprio il primo sportivo così a culo. Vabbè, però è carino, guarda, io lo voglio. No, vabbè, è simpatico di faccio. Cioè, il nome non mi convince tanto, perché ci stava questo personaggio da Sailor Moon che si chiamava Ubaldo. No, il nome è bruttissimo, infatti. Beh, io dico per questo, che dici? È anche l'aria da sportivo, però, se noti, e non come Nicola che era un finto sportivo. Vabbè, diciamo sì e no. Allora, io lo voglio. La faccia proprio ingazzosa, comunque. Però per anni pare che dice, ma mo ti apri in due. E forse lui ha rotto questa roccia, ha fatto cadere quel sassolino lì. Sì, infatti ha il fisico, è uno di quegli sportivi veri, tipo con sta felpa già si vede, tipo quel Rocky Balboa, no? Che comunque è un grande sportivo, eh. Approvo. Con i tricipiti immensi. Quelli tricipiti, dove li vedi? Come posso dire di no? Arrivo l'Achille. Vai. L'ipertrofia. No, mi piace questo intercalare, dovrei da cambiare. Certo. Saremo rivali e migliori amici al tempo stesso. Uniti nel sudore, nudi e crudi. Che schifo. Ma stanno chiacchierando queste due. Un odore troppo carino. Odore di capra, Io non porto profumi. Accidenti, sarebbe un odore carino comunque. Senti lì, pascemina, un odore troppo carino. Sa di capra, che sa di dolci? Sa di capra. Ah, profuma di fiori e quella se li mangia. Fiori? Non so di cosa parli. Allucinante, troppo adorabile. Ami i fiori così tanto che vuoi addirittura profumare come loro. I profumi sanno di fiori. È impossibile non profumare di fiori. Bonbon. Non devi per forza usare i profumi che sanno di fiori. Infatti io di solito profumo di uva perché tanto troppo vino. Un alcolizzato può essere. Vabbè, abbiamo fatto almeno un trofeo, eh.